Entra nel vivo il Cultura Impresa Festival di Faenza, da 3 giorni di incontri, workshop e riflessioni dedicati all'imprenditoria culturale, organizzato dalla Società Cooperativa di Cultura Popolare. Questa mattina al Museo Carlo Zauli un workshop dal titolo Fare spazio alla cultura. Siamo all'interno di questo festival Cultura e Impresa. Lei terrà un workshop su cosa? Allora, questa mattina al Museo Carlo Zauli terremo un workshop su La cultura si fa spazio, quindi il tema è quello degli spazi, gli spazi urbani, gli spazi industriali, gli spazi in trasformazione, che diventano da un lato una fantastica opportunità per sperimentare nuove forme di intrapresa, associazioni, cooperative, imprese che vogliono fare cultura e vogliono fare creatività. Gli spazi appunto sono dei contenitori potenzialmente adatti a questo tipo di iniziative, però mettono anche in atto un meccanismo che è quello delle regole di ingaggio e di relazione con il soggetto pubblico, ad esempio, che in molti casi è il proprietario, oppure in molti casi è il soggetto che deve regolare i rapporti, le modalità di funzionamento. Allora, il ragionare sugli spazi pubblici oggi è anche una grande opportunità per ragionare sul rapporto tra pubblico e privato. Avremo iniziative ed esperienze molto diverse, dal caso dell'Ansaldo di Milano, a Paratissima di Torino, a esperienze di Bologna o esperienze di Faenza, come quelle che in qualche modo ci potranno raccontare al Museo Carlo Zauli, che descriveranno non solo i progetti che dentro questi spazi in trasformazione, dentro questi spazi urbani si stanno realizzando, penso anche a Ferrara con lo spazio Grisù, ma una serie di ragionamenti anche molto concreti, anche molto pratici su come si possa anche sollecitare l'amministrazione pubblica a fornire un contesto abilitante, regolativo, che aiuti, che agevoli l'impresa in un periodo in cui i finanziamenti tradizionali, il modello tradizionale di finanziamento sta venendo meno. Anche perché i finanziamenti, i soldi in generale con questa crisi purtroppo vengono tolti prima di tutto alla cultura e poi magari al resto. Sì, in generale vengono tolti ovunque, cioè quello che noi abbiamo è una, diciamo così, smantellamento di un determinato tipo di welfare sociale e culturale così come l'avevamo visto fino a 5, 6, 10 anni fa. Devo dire che la crisi ha accelerato un processo che in realtà era già in atto, che era quello appunto di riduzione di un determinato tipo di finanziamento alla cultura e alle politiche culturali. Io penso che adesso se ne debba sostanzialmente prendere atto, non si debba piangersi addosso, bisogna invece trovare dei nuovi modelli, che da un lato delle imprese sono dei nuovi modelli di sostenibilità, di gestione, di individuazione, di processi, di prodotti che consentano appunto dei margini di sopravvivenza e di sviluppo adeguati, e allo stesso tempo però non si deve nemmeno fare l'errore di sostanzialmente augurarsi una ritirata dalla politica. La politica ci vuole, le politiche culturali ci vogliono, ma devono essere sollecitate a fare qualcosa di diverso. Se non danno soldi e finanziamenti, almeno dico, favoriscono dei contesti di lavoro, di sviluppo, di competenze adeguate. Facciano quello che prima non facevano, un lavoro di regia, di coordinamento, di piattaforma per mettere in condizione chi davvero vuol fare delle cose di poterlo fare. Altrimenti si arriverebbe al paradosso di non avere dei soldi e nemmeno le condizioni per poterli trovare altrimenti. Francesca Diletta per Faenza Web TV.